Scatman's World. Pa 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 tan tan oh la 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 pam 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 pam. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Sono qui insieme alla mia katana, pronti a commentare un'altra partitona di Shogun 2 Fall of the Samurai. Partita classificata, l'avversario è HG Vene Knoxville. E niente, oggi prima partita con i cannoni Armstrong, che non è il cantante. E, che altro dire? Mi pare sia una vittoria anche bella, una vittoria decisiva, una vittoria proprio da pro gamer, da una vittoria saburiana, diciamo. Una vittoria alla Sabladro nazionale. Comunque dai, basta cazzeggiare, andiamo a spiegare un attimo l'esercito. Raga, ecco il mio esercito. Un Marines americano super opato e super cazzuto. Quattro fanterie imperiali lisce, no, una cazzuta, anzi no, due upate e due lisce, due chi con Yari, il generale e i cannoni Armstrong. The time in the world, la la la. Vabbè, lasciamo perdere. Vediamo il mio avversario. Il mio avversario ha cinque fanterie, fanterie dello Shogun, qua cazzo sono. Fanteria della Guardia Imperiale e poi sì anche della Cavalleria Nascosta che adesso però non ricordo dopo quando la tira fuori. Ecco le cavallerie, quattro cavallerie con sciabola, quindi è in vantaggio, quella strana, solito sono sempre io quello pazzoide di cavalleria perché mi devo difendere, ma stavolta con gli Armstrong ho optato per solo due cavallerie, quindi ero un attimo preoccupato, ho detto se gli Armstrong non riescono a beccare qualcosa ce l'ho in quel posticino. Oh, i cannoni Armstrong cominciano. Cazzo, ho beccato 5 unità. Ok, adesso sposto la cavalleria perché lui cerca di attaccarmi l'artiglieria. E lui è sempre là a cazzeggiare sulla collinetta. Adesso ormai ci siamo. Ho spostato l'artiglieria un po' più avanti perché sennò non ero a portata. Dopo più che altro avevo le... come cazzo si dice la... PAM! Beccato la cavalleria. No, diciamo, avevo le... c'era scritto... oh, madonna, sono proprio rincoglionito. Cioè, campo visivo limitato e quindi noi i stronzoni dei cannoni Armstrong non riuscivano a sparare niente, praticamente. Buono, ormai qua siamo pronti all'ingaggio. PAM! Vai, artiglieria. Sì, e poi vabbè. Cioè, ho ancora un'artiglieria da nabbi, cioè di livello 2. E che spara? Ah, di qua. Sì, qua boh, ho portato la cavalleria proprio così alla cazzo. Non l'ho proprio capita questa mossa del nostro amico. Pam, ciao ciao. Ciao tesoro, ciao amore, ti voglio bene. E qua è iniziata anche la schermaglia. I miei manisti americani sono veramente dei drogati, ragazzi. Sono dei marci. Sono forti, infatti costano un casino. Che qua... butta la cavalleria, proprio la butta via. Qua spara, bello, guarda qualche intelligente. Con i cannoni, guarda, si vede che sono proprio un artigliere nato. Cioè, con l'artiglieria sparo a caso. Sto sparando a quel signore là che prende il sole, là in mezzo alla collina. Che intelligente, guarda qua, proprio qua. Adesso qua arriva in gran carriera, arriva con la cavalleria, ma io comunque sono tranquillo. Cioè, no, ma perché? Cioè, un cannone ha sparato giusto la cavalleria, ma... Spara la fanteria, no, deficiente di un comenda. Oddio. Tanto qua anche la schermaglia la sto distruggendo, veramente lo sto accoppando. Qua neanche arriva forse con la cavalleria, infatti. Guarda che cioè, ma cos'è il lancio del giovanotto, del giavellotto, cioè, missili terra-aria che vanno nell'altra parte della mappa, cioè, visto a quanto ho usato l'artiglieria, quanto fenomeno sono con l'artiglieria. Tanto qua vabbè, la schermata, veramente l'ho massacrato. Questo video l'ho postato per un motivo, per dimostrare a tutti che usando l'artiglieria, cazzo di cane, quindi sprecare 1400 monete, comunque sono riuscito a vincere, perché in realtà il mio avversario non era proprio un,
non era proprio Alessandro Magno o Scipione l'Africano o Annibale, però insomma comunque è sempre una vittoria decisiva addirittura. Quindi ragazzi, rispetto per il Comendone, e alla fine avete visto anche dal vlog, io con la mia katana, anche se qua non ci sono katane, però con la mia canzoncina giapponese, la 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 la, cioè capito? Riesco a fare qualcosa, riesco veramente a dimostrare a chiunque che su Shogun ormai l'unico e vero samurai sono io, e ormai anche il sabladro non è più ai miei livelli, diciamo che lui è il generale cattivo dell'ultimo samurai, quello con la pistola, e io invece sono il Tom Cruise della situazione, deve accettarlo questo. Vabbè ragazzi, dopo questo ennesimo video dove dimostro il mio essere una personcina alquanto rincoglionita, do un saluto a tutti i miei iscritti, vi ringrazio per il supporto e per i complimenti del vlog, non mi aspettavo così tanti mi piace e tutto, siete splendidi, veramente, meravigliosi, e alla prossima, ciao!